sempre a Besenello e abitevo su del portone dei Dei cucchi, cucchi, dove abbiamo fatto il presepio, dove proprio era fatto il vicino alla presepio l'anno canonica, scorso. vicino alla Ecco. canonica. Era un bel cortile, avevamo messo tanti ragazzi, e dopo se correva, nasconderne. Che giochi ti piacevano fare da piccola? Da piccola mi piaceva giocare con amici e dopo eravamo tante sorelle, sai, noi eravamo 5 sorelle. E le bambole, facevo i vestitini, mi piaceva cucire, insomma, così. E dopo, da scuola, fino alla scuola, una era la maestra, una... Ed è 45, così. La guerra e dopo noi non avevamo paura, ne venne dentro un denorto perché de dentro del cortino si vedeva niente, ma ne venne di là dell'orto, vedeva il caccia quando veniva e moriva sulle bombe a Cagliano. Non erano ragazzini come loro che non potevano E la del 31 era, vero? sì. Mia mamma diventava matta, mia mamma, perché tutti questi soldati, dopo su per la corte erano tutti i soldati tedeschi dentro per tutte quelle lere, quelle robe, no? E noi era come una roba normale. Non avevamo paura della guerra noi perché era una roba così. Invece le mamme e i papà e che altri misteri. In inverno state in casa chiusi dentro casa o giocavate ugualmente fuori all'aperto? No, Gesù che in casa. E dopo la sera era il nostro amico, signore più vecchio, e leggeva sempre una storia. Una storia la sera, dopo avanti, la sera dietro, vedevano l'ora che arrivesse per sapere la storia. E quando c'era la guerra, dopo la notte si doveva fare senza luci, l'oscuramento, perché sennò passava il pippo e buttava sulle bombe, sai. Allora arrivava una P, non so cosa che era, e allora stavano dentro così e ne conteva storie. E dopo una notte, perché via al di là dove c'è la palestra, vedi al di là, no, intorno, abbiamo la zona bomba. Da tutti i vetri della stanza e insomma ci fa spaventarci, ecco. E allora, gli ultimi giorni, ne avevamo un basso, un garage. Mio papà aveva fatto un dormitorio, tutti i materassi e roba, e ne venne la sera a dormire lì, ecco. E su nella nostra stanza c'era i soldati cechi, che era su un po' dei cechi dentro la nostra stanza. Tanto, voleva le case come volevano. E dopo ne poteva fare, sai che dentro in campagna bisogna fare l'erba una volta perché non si... Allora dai papà, contano, sì, aspetta che dopo le più belle, sì, intanto arriveva in cima, intanto arriveva su un cima, ecco, la storia, l'era più bella ancora. Qual era la tua materia preferita a scuola e eri brava? Abbastanza, dai. Era di matematica, mi piaceva di più. Era la matematica, che il italiano da scrivere non è che... E dopo poesie, così che quando che era qualche occasione mi dicevo sempre su poesie. Una volta l'interprete, un missionario che era, no? E allora via sulla porta della chiesa, godi sulla poesia. Ve la dico un presepio perché me la ricordo ancora. Quindi. Va Padre Ciro, apprestati tremante al sacrotare, pronuncia il verbo mistico, ecco che Cristo ha fare. L'era lunga, ecco, mi ha battuto tutte le mani, sai? Andrea, fagli vedere cosa abbiamo Oh, portato. mamma Madonna, andrò a trovare pure. Non può dire che sono stata brava, sono stata cattiva, donna. Come si chiamava la sua maestra, se la ricorda? Sì, Zandonai. Ma chi che ha scritto il No, no. tuo nome? Chi che ha scritto? Anna Soldo Fancio? Sì, ma è stata la prima classe. Difatti, quelli del registro di Una prima. maestra Soldo, mi sembrava. Anna Soldo. So Questo è il che registro della sua prima classe. la prima, so che la veniva da Caldonazzo. giù, ah, da Caldonazzo. Qua che l'elenco anche. Di tutti so, questi dei Sono maschi e sì. questi delle femmine, non so Sì, se l'hanno erano io. tanti. 35. Il 26 maggio del 38 hanno fatto il saggio ginnastico e la benedizione del gagliardetto della scuola. Ecco, vedi che il messaggio, era bello, veramente bello, Il veramente. 30 maggio i bambini ascoltano con interesse e con piacere le trasmissioni della radio scolastica. Sì. E dopo quando io entrevo in scuola, che era il re e la regina, è crocifisso davanti, no? I primi anni, dire che era... E
Allora dovevi prima dire le preghiere davanti al crocifisso e dopo viva la regina, viva il re, viva la regina, ecco. Ma cioè, tu andavi piacevolmente a scuola o? Sì, mi piaceva a scuola, ma certo. A casa ti dovevano obbligare per fare i compiti o lo facevi per spontanea tua volontà? No, noi facevi i compiti, che sennò mia mamma e mio papà, quando arrivavamo a casa erano i compiti, sai? Perché noi eravamo tante sorelle, allora tutte le sue, quelle più grandi, le insegnava a noi. Ma i maestri, quando eri a scuola, come facevano a dare i castighi? Cioè, c'era il libretto, non c'era? Sì, ma no, non c'era, no, avevano contatto con i genitori sempre, no? Ma castighi, come adesso, ne fa fare 10, 100 volte, 50 la parola. Ma la mia mamma ne faceva fare al doppio. Ce l'era 50, ce ne fai a 100. Ma le mamme le era più severe di quelle da adesso, sai? Qual è stato il momento più bello della tua vita? Allora ti dico quando che sono stata, quando che è nato i miei figli. Il primo, il secondo e il terzo, perché ne ho tre i miei figli. Dopo mi sono sposata, che sono venuta in questa casa qua, perché abitevo su, che vedevo pure un po' del mondo. Mi sono nata dopo a fare la stagione a Cavalese, in un albergo, e facevo la cameriera. Ne venni sta, dopo ne vedo i frutti anche, sai. A Trento che era i pomi, le mele, no? Ci doveva lavorare, anche allora, come adesso. Perché eravamo in tanti, eravamo sette fratelli. Mio marito i primi anni era insieme qua e lavorava a campagna con suo papà, perché veniva tanta campagna una volta gli anzidini qua, no? Quando eravate piccole, quando è che iniziavate a lavorare? A che età circa? Oddio, mi dovevo tenere a miei fratelli, sai? Allora dopo pranzo mettevo a dormire quel più piccolo nella stanza di mia mamma, che era una culla, e dovevo andare dentro, tutta era... Faceva la babysitter. Perché i nostri amici si zugheva e noi la ne fuimo andare dentro a continuare a far andare, per farlo dormire, sai, di me. Ma com'era Besenello quando eri piccola? Besenello era, non era tutte queste case nuove, sai, no? Fuori dalla chiesa, fuori erano due case, mi sembra. Dopo io continuavo a fabbricare, sì, non mi ricordo così, guarda, questo era Besenello, mi ha detto. Era bello a quei tempi. Era bello, sì. Le divertiva con poco, sai. E ti piaceva camminare, andare a Scanupia, ma su al certo, castello? Che neve Scanupia. Guarda che Scanupia, noi neve sempre tutti gli anni. Fai vedere qua di Scanupia. Vede quando noi eravamo ragazzini, neve a Scanupia. Che bello. Pensa quanti già cose. Guarda che quello lì. Mi era la più piccola, nei masetti. Con la casa, no? La più piccola. Ce l'hai, Bruno Cuccoli, di casa, i masetti. Qua siamo davanti al Prade, dove c'era la nostra casa, dove era la nostra casa, dentro un fonte. Noi venivamo giù dall'estate, finita le ferie, perché andavamo a giugno, tornavamo a settembre. Dopo mio marito che va alla moto, allora veniva su a pranzo, veniva a zoo, perché andava a lavorare via. E mettevano su tutti uno davanti uno degli Ti piaceva viaggiare quando eri piccolo? Viaggiare? Sì, mi piaceva, ma non si veniva mica tanto in giro come adesso, non erano mica tutte le comodità che adesso, le macchine. Case. Cioè le macchine, scusa. Macchine che ne era poche, sai. E dopo anche le corriere, le dovevo andare alla Posta Vecchia a prenderle, perché qua non le passavano, quando era giovane.